Turnover doveva essere e turnover è confermato a Siena nel derby per il secondo turno di Coppa. In mezzo al campo dal canto fa giocare i debuttanti Sbarzella e Raya. In attacco ci sono Rolando e Khedira. In porta Pissardo, visto che Daga sarà squalificato. Diverse novità anche nel Siena di dal canto. Primo tempo in cui nei primi 25 minuti accade molto poco. Qui c'è un calcio di punizione di Gaia con pallone largo. Vassallo al 27esimo, l'attacco del Siena da sinistra, palla dietro per Dauria, Dauria destro, palla all'angolino. Il Siena trova il vantaggio al 27esimo con Dauria. Rapida azione a sinistra per Vassallo e Dauria che trova il destro con Ceccarelli, che tentava di chiudere lo specchio. In difesa l'Arezzo schiera Nolan, Ceccarelli e Borghini. C'è anche più dall'inizio, tentativi Amaranto piuttosto vaghi, poi di nuovo il Siena che ci riprova. Controllo qui di Polidori per Dauri, anticipato Polidori, Pissardo che respinge. Controllo di palla per Setola, Argento, avanza Argento, scaglia poi un gran destro dalla distanza, Pissardo al nono della ripresa, dice di no, prova a salire per l'Arezzo Borghini, palla dentro, facilissima la presa di Ferrari. Khedira va in pressione su Buschiazzo, gli porta via il pallone, subentra Pio nell'azione, Pio la ridà dentro a Khedira, ancora Khedira, palla che attraversa tutta l'aria e Varga, uno degli ex, mette in corner. Poi c'è un contropiede 3 contro 1 con il solo Corrado che prova a fermare Vassallo e Dauria. Vassallo la ridà Dauria, in area di rigore la ridà tutto solo a Vassallo che tocca incredibilmente in modo impreciso e permette a Pissardo di recuperare. Poi azione a sinistra, palla per Mesina, Belloni che non ci arriva sul bel traversone di Corrado. Quindi si fa vedere Romagnoli per il Siena, Lombardo da destra, Lombardo parte il traversone, Polidori trova il gol dell'ex, 2-0 Siena al 22esimo della ripresa. Proprio Polidori che ha segnato il gol dell'ultima vittoria dell'Arezzo a Siena in campionato. Qui bravo ad anticipare Nolan e dunque il Siena è avanti 2-0. Nell'Arezzo è entrato Caso al posto di Sbarzella, grande progressione di Caso, Ferrari in due tempi, ancora Caso cerca di andare, Caso le sue finte qui su Argento, Caso fuori per Raya, destro di Raya, palla alta. Contropiede anche nel Siena, è entrato Serrotti, la conclusione che è di Ortolini, poi Serrotti, Pissardo salva ancora e dopo neanche 3 minuti di recupero finisce qua con il Siena che passa il turno, va agli ottavi dove affronterà il Teramo. Prestazione davvero senza anima per l'Arezzo, un eccessivo turnover, giocatori in campo che non hanno offerto davvero una prova che ha onorato questa partita. Tifosi dell'Arezzo piuttosto delusi, quelli sugli spalti, quelli che hanno visto l'Arezzo da casa, insomma davvero una prova da dimenticare.